Ciao carissimi, oggi andiamo a fare insieme questi super panini che si mantengono per tantissimo tempo e sono buonissimi. Qui sono andati a ruba. Abbiamo fatto una collaborazione con Valentina, una rubrica, e Valentina del canale Achemitica, vi lascio il link qui sotto nell'info box, seguitela perché è veramente strepitosa. Ecco a voi la ricetta. Iniziamo mettendo in 700 ml di latte tiepido, 20 g di lievito di birra e mezzo cucchiaino di zucchero. Lasciamo 5 minuti e ci prepariamo gli altri ingredienti. Mi sono preparata già 700 g di farina 00, un cucchiaino e mezzo di sale, 100 ml di olio di semi di girasole e un uovo a temperatura ambiente. Vado a mettere il sale nella farina. Mescolo. Aggiungo l'uovo. Dopo l'uovo vado ad aggiungere l'olio. Poi vado ad aggiungere il lievito con il latte e lo zucchero. Ho montato il gancio e adesso vado ad impastare. Vado ad impostare la velocità e vado a 4, che è la metà della potenza della macchina. Impasto per 5 minuti. Questa è la mia nuova macchina della Cecotec, una planetaria supersonica, vedete, è anche abbastanza silenziosa. Vi lascio nell'info box il codice sconto del 5% utilizzabile fino al 30 di settembre della Cecotec. La nostra planetaria ha finito di impastare, olè, e adesso andiamo a mettere il nostro impasto a riposo per un'oretta. L'impasto deve risultare così, asciutto, elastico, bello morbido. Non aggiungete farina, andiamo a mettere a riposare. Intanto che lievita l'impasto mi vado a preparare il ripieno. Valentina ha suggerito questo ripieno fantastico con spinaci e feta. Quindi io ho spinaci congelati, li vado semplicemente a mettere nel mio padellino. Questo perché al piccolino non piace aglio, non piace, o meglio, l'aglio gli piace ma non con gli spinaci, perché se per esempio col tonno so mangia. E vado a mettere un coperchio a metà cottura, quindi dopo una decina di minuti metto un pochino di sale, semplicemente così, in modo tale che mi rimangano asciutti. Se volete potete aggiungere anche il peperoncino. Ecco qua il nostro impasto bello lievitato. Adesso lo andiamo a dividere in palline tutte uguali. Faccio palline da 150 grammi e lo faccio con tutto l'impasto. Ecco qua tutte le nostre palline fatte. Adesso andiamo a mettere su ognuna un po' di burro. Fatto questo, aspettiamo 15 minuti che si rilassa un pochino l'impasto e poi andiamo a farcirli. Nel frattempo ci andiamo a preparare uno dei ripieni che possiamo fare. Noi abbiamo fatto, appunto, come dicevo, feta e spinaci. Quindi ho preparato la feta un pochino sbriciolata. Questi li ho, come avete visto, solo stufati e strizzati. Poi mi preparo i semi di sesamo nero, che sono anche quelli che vengono utilizzati per esempio per il sushi, i semini di sesamo e un uovo sbattuto, un tuorlo. Prendiamo una pallina, stendiamo. L'impasto è veramente molto 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 elastico, guardate, proprio elastico elastico. Stendiamo abbastanza finemente e abbastanza regolare. Ok, poi vado a mettere il ripieno. Non troppa feta perché è un po' salatina. Vado a mettere i miei spinaciotti. E poi
vado ad arrotolare. Vedete, comunque risulta molto molto elastica. Allora, giro, 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 che faccio? Giro, 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 e ecco qua. Poi faccio la mia conchiglia girando così. E la parte finale la metto sotto e la vado a mettere nella mia teglia. Ora ne faccio uno vuoto. Idem con patate arrosto, eh? Allora, bello. Schiaccio. Il mio impasto è bello elastico, viene su che è una meraviglia. Allora, stendo, 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 stendo. Poi una volta che ho steso tutto, arrotolo. Questi verranno meno cicciotti ovviamente. Arrotolo. Arrotolo tutto. E inizio a fare la mia conchiglietta. Giro, 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 e questo lo aggancio sotto e la mia conchiglietta è pronta. Ecco qua, tutti belli pronti. Adesso aspettiamo 20-25 minuti, poi sempre in un luogo caldo, poi li andiamo a spennellare con il torro dell'uovo e a mettere il sesamo nero e quello bianco sopra. Passato il tempo necessario, andiamo a 25 minuti circa, poi adesso inizia a far caldo, quindi andiamo a spennellare la superficie di tutti quanti i nostri panini con il tuorlo dell'uovo sbattuto. Fatto questo, cioè mentre facciamo questo, andiamo ad accendere il forno a 200 gradi. Appena è caldo andiamo ad infornare. Appena abbiamo spennellato tutta la superficie di tutti i panini, andiamo a mettere i semini di sesamo, sia quello nero che quello bianco. Se non avete quello nero, andate a mettere solo quello bianco, eh? Però si trova abbastanza facilmente questo. Messo tutto il nero, andiamo a mettere il bianco. E andiamo a metterli in forno 20-25 minuti, controlliamo. Appena usciti dal forno sono bellissimi, profumatissimi, della serie vogliamo stare vicini vicini. A me non mandavate fa due teglie, quindi l'ho messi un po' troppo attaccati, ma in realtà la distanza doveva essere questa, circa tre dita e non uno e mezzo come ho lasciato io. Ecco qui il risultato finale dei nostri super panini, grazie a Valentina che ci ha proposto questa ricetta e il ripieno. Seguitela, vi lascio il link qui sotto nell'info box, il suo canale si chiama Che Mitica, ha delle idee strepitose e la nostra rubrica vi farà vedere tantissime ricette sfiziose. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like, se vi fa piacere un commento, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale e ci trovate anche su Instagram sempre con il nome A Casa di Apicio. Buon appetito, piatto pulito, ciao!